Il neurofeedback è un allenamento del cervello. Il paziente è collegato a uno strumento non invasivo, un elettroencefalografo, che mostra le onde elettriche che si generano nel cervello. Mediante il training, il paziente impara ad autoregolarsi e a controllare le proprie onde cerebrali per raggiungere stati desiderati come calma, attenzione e concentrazione. Quando diamo un feedback al cervello, lo stiamo dotando di uno specchio del suo funzionamento e lo invitiamo a produrre più o meno onde di determinate frequenze. Il neurofeedback non sostituisce la psicoterapia, ma insieme ad essa permette di produrre risultati più rapidi e misurare i progressi. Quindi, psicoterapia e neurofeedback lavorano in sinergia. Prima di iniziare il training di neurofeedback, si fanno colloqui e si formula una diagnosi che si basa anche sui sintomi. Si effettua una baseline e si definiscono le onde da inibire e quelle da aumentare. Ad ogni seduta il paziente riporta gli eventuali cambiamenti notati e il terapeuta ottimizza il training progressivamente. Normalmente i miglioramenti si notano già dopo le prime 3 o 4 sedute. Il neurofeedback è utile per le persone che vivono nella paura, nei disturbi d'ansia, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, deficit dell'attenzione, cefalee, disturbi dell'alimentazione, del sonno e del linguaggio. Ad esempio, nel disturbo d'ansia, la baseline potrebbe evidenziare eccesso di frequenze elevate. Quindi si imposterà un training per ridurle ed aumentare le frequenze più basse. Il paziente proverà un senso di calma che si diffonderà in tutto il corpo e il cervello avrà imparato a rientrare in quello stato ogni volta che sia necessario. Il neurofeedback può aiutare anche pazienti che hanno subito eventi stressanti o traumatici. Infatti, esso insegna a ripristinare le funzioni dei lobi frontali e a regolare l'iperattivazione dell'amigdala, inibendo così gli stati di paura, rabbia e vergogna. Naturalmente, intervenire sul trauma attenua anche i disturbi somatici correlati. Il training di neurofeedback aumenta la flessibilità cognitiva, la memoria, la creatività e l'autoconsapevolezza. Spesso il vocabolario si arricchisce di sfumature. Per diverse patologie, il neurofeedback permette la riduzione dei farmaci. Infatti, il cervello impara a regolare le proprie onde e quindi la propria chimica. Infine, associando il training di neurofeedback a quello di biofeedback, vedremo miglioramenti anche fisiologici, come la regolazione del battito cardiaco, l'eliminazione di tensioni muscolari inutili, l'ottimizzazione del ritmo respiratorio e l'incremento della prestazione sportiva, verso un generale maggior benessere di tutta la persona.